Le decisioni dell'Europa, aspettando quello che succederà a metà settembre, saluto Giuseppe Di Taranto, professore emerito della LUISS, che è con noi a TGCom 24. Buongiorno. Buongiorno. Tra poco vedremo anche un servizio di come gli italiani sono schiacciati da una parte i rincari e poi le decisioni della Banca Centrale Europea, però è evidente che anche la linea che sceglierà l'Europa avrà un peso, con un'Europa che resta divisa sul tetto al prezzo del gas, quella soluzione comune più volte cercata e chiesta da Draghi e chiesta anche dal Capo dello Stato Mattarella, abbiamo sentito le sue parole ieri, tarda ad arrivare e forse, insomma, la strada si complica. Guardi, l'Europa resta divisa, purtroppo, in questo momento. C'erano stati dei segnali di maggiore coesione, diciamo già da un anno e mezzo, insomma, ahimè, dalla pandemia, ma purtroppo sul prezzo del gas, come giustamente si diceva nel servizio, ci sono di fatto cinque paesi contrari, sono quelli di fatto poi confinanti con l'ex Unione Sovietica, quindi oggi con la Russia, tre indecisi e così via. Questo è un elemento fondamentale, guardi, perché se non si raggiunge questo accordo saranno problemi molto seri per le famiglie, per le imprese, tra l'altro non soltanto italiane. Mi lasci anche aggiungere che un'altra operazione che bisogna fare, ma non può farla soltanto l'Italia, è un po' combattere la speculazione sia sulla borsa di Amsterdam, sia per quanto riguarda invece le derrate agricole su quella di Chicago. Queste decisioni vanno prese tra l'altro in accordo non soltanto tra i paesi europei, ma secondo me anche con gli Stati Uniti. E allora andiamo a vedere proprio quelli che sono i riflessi di una, adesso parliamo nello specifico anche dell'Italia, ma ovviamente è estesa a tutto l'Eurozona, di un cittadini, così come anche le imprese, schiacciate dai rincari da una parte, ma per ciò che riguarda proprio le persone normali, schiacciate anche da quelle che sono le decisioni della Banca Centrale Europea proprio per ridurre l'inflazione, ovvero il rialzo dei tassi, mutui shock sulla variabile dopo la decisione della Banca Centrale Europea. Andiamo a vedere il servizio, poi torno da lei. Schiacciate tra i rincari che diminuiscono il potere d'acquisto e i rialzi dei tassi di interesse che hanno l'obiettivo di tenere a bada l'inflazione, ma anche lo spiacevole effetto collaterale di far salire le rate di mutui e prestiti, le famiglie per quest'anno dovranno mettere in conto 2.300 euro in più di spese. E i problemi maggiori arriveranno con il freddo. Un italiano su tre, secondo il rapporto Coop 2022, entro Natale potrebbe non essere più in grado di coprire le spese per le utenze di luce e gas. Il 57% è già in difficoltà con l'affitto e il 26% pensa di sospendere o rinviare il pagamento. Per i mutui, dopo la nuova stretta della BCE e con la prospettiva di nuovi aumenti nei prossimi mesi, le rate dei contratti a tasso variabile continueranno ad aumentare insieme ai tassi Euribor. Si calcola che per un prestito di 100.000 euro della durata di 20 anni, chi ad agosto ha pagato 445 euro, ad ottobre salirà a 532 e nella prima metà del 2023 potrebbe anche superare 600 euro, più 35% in 9 mesi. Le nuove proposte sul tasso fisso, che un anno fa erano anche all'1%, ora vanno oltre il 3%. Stanno pagando un prezzo altissimo anche le imprese. L'impatto della guerra in Ucraina, dei rincari e della riduzione delle importazioni di materie prime ed energia riguarda 2.300.000 aziende, trasporti, chimica e metalli tra i settori più colpiti ed è stimato da Demoscopica in oltre 16 miliardi di perdita di valore aggiunto tra febbraio e dicembre 2022. Secondo FIPE Confcommercio, il 10% dei bar e dei ristoranti sono a rischio chiusura a causa del caro energia. La CGIL lancia l'allarme lavoro, tra disoccupati, precari, scoraggiati sono oltre 9 milioni gli italiani in difficoltà. Parlamento e governo lavorano per approvare i decreti con i sostegni per famiglie e aziende, ma entrambi i provvedimenti sono stati rinviati alla prossima settimana per il decreto aiuti bis. Manca ancora un accordo politico sul superbonus. Per il nuovo pacchetto di misure, il governo, che non ha intenzione di finanziarlo in deficit, ha fatto la ricognizione delle risorse tra 12 e 13 miliardi di euro, ma attende il via libera di Camera e Senato. Vedete anche quelle che sono le conseguenze sul rialzo dei tassi, vedete anche come apre il Sole 24 Ore, i mutui shock sul variabile dopo le banche centrali europee, rata più cara fino al 35% in 9 mesi. Chi agosto ha pagato 445 euro per un prestito ventennale da 100.000 euro ne sborserà oltre 600 a giugno. Le nuove proposte a tasso fisso impermeabili al fluttuare dell'Euribor viaggiano oltre il 3%, un anno fa erano sotto l'1%. Abbiamo visto le conseguenze, i riflessi, da una parte i rincari, dall'altra parte il rialzo dei tassi che fa lievitare i mutui.
Tutto questo per ridurre l'inflazione e le decisioni della Banca Centrale che potrebbero non fermarsi qui. Sì, guardi, io qui vorrei specificare un po' di cose. Anche dalla stampa, giustamente, dai mass media, giustamente, si dice ma questa inflazione dall'85, ma noi abbiamo dimenticato quello che successe prima. Noi negli anni 70 abbiamo avuto un'inflazione di oltre il 20% e ne siamo in qualche maniera usciti, ma era una situazione diversa perché all'epoca c'era una stagflazione, cioè una stagnazione da parte dell'offerta e un aumento dei prezzi che ovviamente limitava la domanda. Oggi, guardi, io l'ho detto più volte al TG Com 24 e non solo, io non sono assolutamente d'accordo sulla linea che sta seguendo la BCE, perché come giustamente ha messo in evidenza il servizio, un eccessivo aumento del tasso di sconto, quindi il tasso di riferimento, come si chiama tecnicamente, della BCE, di fatto crea una deflazione e noi oggi abbiamo bisogno di tutto tranne che di una deflazione, perché purtroppo noi dobbiamo aiutare famiglie e imprese, perché il nostro problema è un'inflazione da costi, non da domanda, come negli Stati Uniti. Credo che il servizio sia stato perfetto, questo comporterà un aumento dei mutui, ma forse sarebbe il meno. No, lo dico quasi scherzosamente, perché pensiamo invece a chi ha bisogno di denaro per sopravvivere, alle imprese che hanno bisogno per i loro investimenti di denaro, pagheranno tutto di più. Questo aumenterà la chiusura delle imprese, farà sì che molte famiglie non avranno più a fine mese. Non dimentichiamo, guardi, che l'Ocse ha dimostrato che negli ultimi 20 anni noi abbiamo avuto un incremento dei stipendi e dei salari in Italia soltanto del 3%, che è quasi una cifra infinitesimale rispetto all'aumento del costo della vita. Secondo me ci vogliono altre politiche, soprattutto di diversificazione sia geografica sia di diversificazione qualitativa delle fonti energetiche, e nel breve periodo invece un aiuto, come si sta facendo tra l'altro, alle famiglie. E tra l'altro è una politica che non si fermerà qui, perché proprio nella nota c'era la previsione di nuovi aumenti nei mesi futuri. Assolutamente, guardi, è stato previsto che fino a fine anno la spesa per le famiglie, quindi diciamo per tutto il 2022, sarà di 2.300 euro in più, ma ahimè, fino alla primavera prossima arriveremo sotto i 3.000 euro, è stato calcolato intorno a 2.800 euro. Allora, da una parte non si può andare avanti soltanto con pannicelli caldi, che per carità sono necessari nel breve periodo, nel brevissimo periodo, però bisogna cominciare a pensare al futuro, a nuove fonti di energia, all'uso dell'energia atomica pulita, che tra l'altro è in tutti i paesi. Dobbiamo cambiare mentalità. I troppi no hanno rovinato questo paese. Noi non prendiamo il gas nell'Adriatico, questo gas viene preso in enorme quantità dalla Croazia. Così non si può andare avanti. Quindi è necessario, guardi, soprattutto un cambio di mentalità oggi. Credo che sia l'elemento più importante, perché altro elemento importante che blocca l'economia è l'incertezza, e noi siamo in una... Ecco, forse c'è un problema d'audio, non so se mi può ancora sentire il professor Giuseppe di Taranto, magari ripristiniamo un attimo il collegamento. Avete sentito quelli che sono i risvolti e quelle che sono le strategie, o meglio le linee che preferiva il professore. Stava parlando di energie alternative e di clima di incertezza. A proposito di incertezza, appena il ciclo economico diventa negativo. Ecco professore, le lascio completare il suo intervento sul clima di incertezza, poi parleremo del risvolto occupazionale, anche perché, sì, certo. Anche perché insomma, avremo modo di approfondire anche all'interno dei giornali queste buste paga ferme di fatto dal 1990. Stava parlando però del clima di incertezza, la faccio completare. Sì, le dicevo, c'è un clima di incertezza, e l'incertezza è l'elemento maggiormente negativo per le economie, perché significa che le famiglie non consumano e le imprese non investono. Se questo accade, il PIL non aumenta e non aumenta l'occupazione. Quindi noi abbiamo bisogno ormai di regole più certe rispetto a quelle che finora ci sono state.
Abbiamo sentito nel servizio 9 milioni di persone in difficoltà con il lavoro, guardiamo anche sulle pagine di Repubblica l'approfondimento, giovani italiani sottopagati, mai così tanti, a rischio povertà in 360 mila tra i 20 e i 29 anni, guadagnano meno di 876 euro al mese, in Europa solo la Romania fa peggio, le buste paga sono ferme dal 1990 e quest'anno la superinflazione ridurrà di un altro 3% il potere di acquisto. Sì, è così, in realtà lo stavo dicendo prima, non so se poi si sia ascoltato perché come abbiamo visto si è bloccato internet. Il problema è proprio questo, guardi, noi abbiamo un potere d'acquisto che negli ultimi 30 anni, quindi non da poco, è diminuito moltissimo. Abbiamo avuto un aumento negli ultimi 30 anni dei salari e delle retribuzioni soltanto del 3% rispetto agli altri paesi OCSE. Come giustamente si diceva anche nel servizio, alcuni paesi, tra l'altro l'Europa dell'Est, hanno avuto aumenti di oltre il 100% in questi 30 anni e quindi la situazione oggi, proprio per l'aumentare dell'inflazione, diventa non grave ma gravissima per il potere d'acquisto delle famiglie. Mi lasci ricordare anche un dato che credo sia interessante. Negli ultimi 20 anni il livello dei prezzi cumulati, diciamo dell'inflazione in termini più semplici, in Italia è stato superiore di 5 punti rispetto sia alla Germania sia alla Francia. Per di più abbiamo una pressione fiscale che è tra le più alte d'Europa, non solo, ma tra le più alte dell'OCSE. In tutto questo cosa significa tutto questo? Significa che ormai molte famiglie non arrivano a fine mese. Infatti gli ultimi dati sulla povertà erano sostanzialmente fino a un mese fa intorno al 6%, cioè al 6%, chiedo scusa, a 6 milioni di poveri in Italia. Oggi siamo arrivati a 9 milioni di poveri in Italia. Se si continua così con i pannicelli caldi, come dicevamo prima, e non attraverso una nuova politica industriale, con interventi per famiglie e imprese che siano in qualche maniera definitivi, beh, credo che la situazione purtroppo peggiorerà. E a questo ci aggiungiamo anche naturalmente i problemi delle aziende, numericamente sono davvero tante quelle che rischiano la chiusura e rischiano anche di non riaprire, strozzate dai rincari, dalle bollette e non solo, così come le multinazionali che abbandonano l'Italia. A proposito di questo andiamo a vedere a Trieste perché sono stati confermati i licenziamenti dei dipendenti della Wärtsilä. Quello che ci preme sempre ricordare è che con la chiusura di questo comprensorio non si va a chiudere solamente un'azienda X, ma si va a perdere veramente un know-how a livello proprio nazionale. Nel presidio allestito davanti ai cancelli della fabbrica, tra i lavoratori di Wärtsilä c'è delusione e amarezza. La multinazionale finlandese non recede dalla volontà di dismettere la produzione di motori navali qui a Trieste e la procedura di licenziamento per 451 dipendenti non si ferma. Perché comunque non importa solo 451 esuberi, ma con l'indotto arriviamo quasi a 1000 persone licenziate si trovano senza lavoro. Quindi questo è un banco di prova veramente importante per quanto riguarda sia la città che ha dimostrato di esserci, ma anche di tutto il paese. Quando in una fabbrica di queste dimensioni si porta via la parte produttiva, dopo sarà 6 mesi, un anno e mezzo, anche la progettazione, l'amministrazione, il famoso service, la manutenzione dei motori se ne andrà via tranquillamente, insomma storicamente è sempre successo così. Entro il 12 di settembre Wärtsilä dovrà comunicare il piano di mitigazione occupazionale, ma lavoratori e sindacati non si fanno illusioni. Abbiamo già negli incontri scorsi ravvisato una ferma volontà di procedere via dritti nel minor tempo possibile. Ci aspettavamo, questo sì, che rispetto alle pressioni fatte dal governo sull'apertura di un tavolo che traguardi una riconversione del sito, una reindustrializzazione con il contributo anche annunciato da parte del governo, una posizione di buon senso sarebbe stata ritirare la procedura e sedersi al tavolo e cominciare a discutere. E questo non è successo perché la multinazionale finlandese va avanti e qui il nodo è proprio il tema, è quello della delocalizzazione. Sì, guardi, è da tempo che purtroppo le multinazionali vanno via dall'Italia o all'inverso che acquistino imprese italiane. Ma c'è da fare un ragionamento che è un ragionamento non sull'Italia, è un ragionamento sull'Europa. Nel momento in cui all'interno dell'Unione Europea esistono paradisi fiscali dove l'imposizione fiscale è molto, ma molto più bassa,
Qualcuno dovrebbe spiegarmi perché queste imprese non dovrebbero chiudere in Italia e delocalizzare. Certamente fanno male, certamente il governo deve intervenire, ma non è che possa fare più di tanto il governo, e di qualsiasi colore sia, su questo voglio essere molto chiaro. Guardi, dopo la crisi del 2007, la crisi della finanza internazionale, lei pensi che sono state sostanzialmente acquistate in Italia oltre 400 imprese e dopo la crisi, l'anno successivo, altre 200. Quindi è un trend che va avanti da molti anni, ma le regole europee purtroppo non cambiano. Non si può dire che l'Europa è al regime di libera concorrenza quando in alcuni paesi esistono dei veri e propri paradisi fiscali, tipo Cayman, che non sono ovviamente in Europa, o come si sta mettendo su questa strada adesso anche l'Inghilterra da quando è uscita dall'Unione Europea. Allora, il problema è cambiare le regole, ma su questo possiamo fra poco, è l'Unione Europea che deve funzionare meglio, altrimenti questo continuerà normalmente ad accadere, anche perché mi lasci dire una cosa che credo sia importante. Oggi noi viviamo in un'epoca di deglobalizzazione. Che cosa significa? Che in realtà dall'inizio degli anni 2000, da quando tra l'altro la Cina entrò nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, attuando politiche, diciamocelo, perché così, di dumping, di costi più bassi, di concorrenza sleale, che si parla di deglobalizzazione. Perché le famose catene del valore, che cosa significa? Spieghiamo ai nostri telespettatori, cioè la produzione di beni intermedi che con la globalizzazione e le localizzazioni, come dire, si producevano un po' in ogni parte del mondo, adesso dopo il conflitto con la Russia si stanno molto restringendo. Questo comporta anche dei costi più alti e in Europa noi continuiamo a avere in questa situazione i paradisi fiscali. Serve una linea comune come sul tetto, al prezzo del gas. Grazie al professore Giuseppe Di Taranto per essere stato con noi. Grazie a lei. Vediamo anche come si muove la politica con, lo sapete, il tema dei rincari di gas e energia che sono entrati.